Racconto d'arte, nuovo appuntamento con la nostra rubrica quotidiana dedicata all'analisi e all'approfondimento di opere d'arte di artisti appartenenti al panorama italiano ma anche internazionale. Quest'oggi parliamo di Pierre Cornelis Mondrian, meglio conosciuto come Pierre Mondrian. È nato ad Amersfoort il 7 marzo del 1872 e morto a New York il 1 febbraio del 1944. È stato un pittore olandese fondatore insieme a Theo van Doesburg del neoplasticismo. Parliamo di un artista i cui quadri sono molto famosi anche se spesso imitati e banalizzati, ma perché dimostrano una complessità che in realtà smentisce la loro apparente semplicità. I quadri non rappresentativi per cui è conosciuto consistono spesso in linee perpendicolari, campiture di colore geometriche e l'utilizzo di colori primari quali rosso, giallo e blu con bianco, nero, grigio o marrone. Tutti questi insieme di tecniche in realtà sono l'effetto, o meglio il risultato, di una continua ricerca di equilibrio e perfezione formale desiderata dall'artista ed evoluta stilisticamente nel corso della sua intera vita. L'opera che abbiamo scelto quest'oggi di approfondire insieme a voi è intitolata Broadway Boogie Woogie. Parliamo di un olio su tela datato 1942-1943 che misura 127x127 cm. Allora, quello che c'è da dire prima di descrivere, andare nello specifico del dipinto, è che l'artista amava molto la musica. Era un appassionato ballerino, in particolare amava la musica jazz. Ecco, nel 1940, durante la Seconda Guerra Mondiale, si trasferisce a New York, dove poi morirà, sarà quella l'ultima città che visiterà, e si trasferisce lì come esule e qui inizia una nuova fase della sua vita che lo vede principalmente coltivare questa sua passione. Infatti lui frequenta un noto club per persone che amano il jazz, che è il Minton's Playhouse, dove si esibiscono personaggi molto importanti, ad esempio Charlie Parker, e dove stringe amicizia con i principali musicisti che lì si esibiscono. Quindi lui, dopo aver abbandonato la pittura figurativa e naturalistica, inizia ad approdare verso l'astrattismo. Un astrattismo di cui quest'opera è emblematica ed è un astrattismo fatto di elementi puri, essenziali, che con le sue famose griglie di linee nere si incrociano formando alcune figure geometriche, parliamo per lo più di quadrati e rettangoli, riempiti poi con colori primari, perché lui a New York si adegua a quello che è il ritmo, all'atmosfera viva, frenetica di questa metropoli, e quindi cambia nuovamente il suo stile e dimostra la sua attenzione verso una continua innovazione stilistica, pur rimanendo ovviamente ancorato e fedele alle sue teorie. Ecco, nei suoi dipinti, soprattutto quelli ovviamente dell'ultimo periodo, quando si trova a New York come questo, si nota una nuova energia, una nuova vitalità che sono direttamente ispirate all'esuberanza di New York City, al ritmo della musica jazz. Quindi ne è un esempio, come dicevamo prima, proprio quest'opera, emblematica in tal senso, è una delle sue ultime opere. E lui qui insegue il proposito di sostituire all'opera d'arte un ritmo musicale pieno di vita, fatto di luci colorate, di luci pulsanti. Ecco, questa nuova ricerca artistica di Mondrian è resa esplicita dalla scelta del titolo dato a quest'opera, come abbiamo detto, Broadway Boogie Woogie, che sottolinea anche l'affinità di questa sua nuova idea dell'arte con il boogie woogie, le sue sincopi ritmiche, una città dal ritmo, come dicevamo prima, esuberante, tumultuoso. Ecco, quindi lui riesce a unire in quest'opera due realtà newyorkesi che sono le più amate da lui, che sono Broadway, che è la strada di Manhattan, sempre affollata, sempre piena di gente, e poi il boogie woogie, che è il ballo in voga all'epoca, che sono entrambi comunque espressione di vitalità e dinamismo di quella città. Come potete ben vedere, ovviamente il dipinto è composto da una tipica griglia nera sostituita dalle linee di colore orizzontali e verticali che vanno a comporre i blocchi di colore solido con le figure geometriche del rettangolo e del quadrato a cui alludevamo prima. Le linee rigorose quindi perdono la loro rigidità, si frantumano, alle linee gialle di base
Mondrian sovrappone piccoli blocchi di colore che sono rosso e blu, alcuni non colorati come il grigio e bianco, come se fossero spezzate da alcune unità ritmiche minori, e crea quindi una superficie danzante, quasi musicale. Era questo il suo intento. Ovviamente il ritmo domina la composizione, parliamo di un ritmo frenetico, sincopato, come quello del boogie-woogie, che viene proprio reso attraverso questa distribuzione asimmetrica dei blocchi di colore che sono posti all'interno delle linee gialle. Quindi è un'opera che vibra, freme, che lascia intravedere addirittura le mille luci di Broadway, che sono composte da insegne al neon, da semafori che lampeggiano, da taxi gialli che sfrecciano da un semaforo all'altro, da una folla infinita di persone che sfila lungo i marciapiedi. Ecco, era questo l'intento principale dell'artista, che è riuscito a realizzare a 360 gradi. Questa puntata si conclude qui, io vi ringrazio come sempre per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata di Racconto d'Arte.